Guardate che bel sorriso che c'ha. Non vi invito a mangiare qualcosa? Ed eccoci qua, una nuova giornata con Playdo Game. Mi dirigo a Gusti di Frontiera, Gorizia. Sarà un viaggio abbastanza lungo. Intanto non ho neanche pranzato oggi, quindi ho una fame assurda. Mio fratello mi ha regalato questo bellissimo orologio. Praticamente conta i passi, le calorie e tutto quanto. Una figata assurda. Sono stracurioso di assaporare tutti i cibi, o quasi tutti, perché dubito che li mangerò tutti quanti. Raga, fatti i biglietti, adesso vado a obliterarli, poi vado a prendere qualcosa da mangiare, siccome oggi purtroppo non sono riuscito a mangiare quando ero a casa, mi sono svegliato abbastanza tardi perché ieri ho fatto tardissimo, non ho avuto il tempo di cucinare. C'è il supermercato, quindi me la sbrigo così. C'è Adar! Siamo quasi pronti per partire, ancora un attimino, intanto mi sono preso il pranzo, due tramezzini. Guardate che buoni i tramezzini, raga! Noi siamo poveri e quindi abbiamo preso la seconda classe. Voi di solito che classe prendete quando salite su un treno? Niente raga, abbiamo appena scoperto che dovevamo fare il cambio Monfalcone. Ma non c'è scritto! Trieste Centrale, Gorizia Centrale, cavolo! Raga, allora siamo arrivati dopo aver preso il treno, in realtà non sbagliato, ma dovevamo scendere a Monfalcone. Siamo scesi, dove siamo scesi? A Latisana. Potevamo optare per andare al Games Week direttamente, visto che ci abbiamo quasi. E adesso niente, andiamo verso Gusti, vedremo tutte le bancarelle che ci sono, tutti i cibi, tutte le bevande, bibite gassate, non gassate, alcoliche, non alcoliche che ci offrono. Ah, raga, vi devo dire che questo Gusti di Frontiera mi sta sorprendendo perché è pieno di bancherelle e mi mangerei tutto quanto. Stiamo cercando un posto dove mangiare. Lui è affamato. Fame, perché praticamente lui non ha mangiato nulla a parte una merenda. Poi abbiamo sbagliato treno e quindi siamo... Gusti di Frontiera è così grande, ma così grande, che si estende addirittura fino in Africa. Siamo praticamente nel quartiere latino di Cibo, credo. Argentina, Cile, Messico. Tutti quei posti là. Tipo robe che non ho mai mangiato, anche se ho un amico cileno. Mi ha fatto una volta una cosa da mangiare con l'avocado e non mi ricordo in realtà cos'era. Però molto buono, sì. Mangiatevi i vostri avocati. Abbiamo appena finito di mangiare, abbiamo deciso di farci un ultimo giro qui a Gusti di Frontiera e devo dire che è stato veramente bello, perché a differenza appunto dello street food, questo è molto più grande, c'è molta più scelta e non sono quelle tre bancarelle che ti danno quelle due cose in croce, anzi ci vorrebbero altri due giorni per vedere tutto quanto. Dopo, per finire, abbiamo El Porco Rico! We'll be right back.
Finalmente ci siamo arrivati, raga, abbiamo trovato la birra belga. E guardate che chic il posto con la palla luccicante. Siamo arrivati alla fine, stiamo bevendo la birra belga e abbiamo già preso un idromele al miele nero, un idromele al miele nero, tipo è nerissimo. Questo è l'idromele al miele nero, buonissimo. Una buonissima birra belga, una rossa dolce, che a me il dolce piacciono. E questa cos'era? Sempre una birra belga, triplo malto. E questo invece? Sempre l'idromele col miele nero. E questo cos'è? Il marsupio, la felpa. Cioè, però dico io, raga, ogni volta che vengo qui è chiuso. Io non so cosa fare, vengo l'altra volta è chiuso. Vengo alle 9 di sera è chiuso. Allora, raga, praticamente cosa sta succedendo? Che siamo ancora qui a Gusti di Frontiera perché non abbiamo ancora finito di vedere tutto. Ci sono bancarelle ovunque. Cioè, è una cosa allucinante, raga. Se un giorno avete l'occasione, siete in Friuli Venezia Giulia durante questo periodo, dovete assolutamente venire a visitare Gusti di Frontiera perché veramente merita. Se volete mangiare, che ne so, dei piatti ad esempio o dei vestiti, ecco, potete mangiare quello che volete, delle borse, fighissimo. È tipo, se esistessero veramente delle discoteche così, ma è solo un capannone, ma è più figo di una discoteca, raga. Guardate che bella questa, non si vede perché è scuro, ma è fighissima, bella bella. E poi continua fino a giù in fondo, raga, è gigante, cavolo, ma cos'è? Ma dove siamo? Non è Gorizia questa? Continua a stupirmi questo Gusti di Frontiera. Guardate che c'è la piazza, ci sono luci, ci sono bancarelle, c'è gente che gira la domenica sera ed è stupendo, veramente bello. È un evento grandissimo che fanno qua in Friuli Venezia Giulia ogni anno, l'ultima settimana di settembre. E quindi, appunto, come dicevo, vi consiglio, se siete qua in Friuli Venezia Giulia o se venite qua durante questo periodo dell'anno, di visitare assolutamente Gusti di Frontiera, ragazzi, perché merita tantissimo, veramente. Raga, guardate che bello, le luci, l'albero, le bancarelle, bellissimo, bellissimo. E poi c'è quello, bellissimo, stupendo, musica. Che sei notato, è tipo fatto da due container. Da due container, veramente, sì, veramente, figo. Bella l'idea di sfruttare questa cosa qua. Sotto le canzoni dei Maneskin ce ne torniamo a casa verso stazione, in realtà non ancora a casa perché abbiamo un viaggio da fare, sperando di non prendere il treno al contrario. E ce ne torniamo a Trieste dopo questa giornata infinita. Invece di tornare in stazione siamo andati in un'altra strada che abbiamo scoperto di nuovo. E insomma è praticamente tutta Gorizia, tutta. Non so neanche dove sono in realtà, non so. Strafigo, con la spada di Minecraft. Raga, siamo appena tornati da Gusti di Frontiera, siamo a Trieste. E adesso strastanchi ma super pimpanti, che non è vero perché abbiamo dormito durante tutto quanto il viaggio. Ce ne torniamo a casa, quindi mi raccomando, mettete like, commentate il video, condividete, iscrivetevi e attivate la campana, venite a suonare sotto casa mia. Vi saluto anche Adar. Ciao.